sia cambiato lo stile di consumo delle famiglie italiane, delle persone? Allora, penso un pochettino di sì, perché ho notato che c'è un'attenzione maggiore verso il consumo e questa cosa, insomma, io la vedo come una cosa positiva, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista alimentare. Adesso, da un po' di anni, diciamo che la nutrizione viene considerata parecchio. Sono nate tante piccole realtà, si lavora un sacco sul biologico, si lavora sul chilometro zero, quindi penso che stiamo andando verso un futuro migliore da questo punto di vista. Informati bene, guarda, vai su internet, leggi giornali di altro consumo, di Eco Solidale, Terra Futura, insomma, informarsi per avere consapevolezza di quanto, insomma, poi sono delle realtà importantissime. Vi sono molti prodotti artigianali che poi però vengono premiati dalla gente che quando li assaggia vede la differenza fra qualcosa comprato al supermercato, al discount, ma senza nessun toglie, perché capisco le esigenze che ci sono oggettive proprio, la gente purtroppo ha delle difficoltà, quindi in certi casi preferisce fare un tipo di spesa in quel modo, c'è chi ancora apprezza e quindi fa quel sacrificio in più per avere una certa qualità nel mangiare, sinceramente. Sì, è cambiato. Generalmente, soprattutto le persone purtroppo consumano, secondo me, almeno un pochino troppo, chiudendo gli occhi sulla qualità del prodotto, no? Vengono consumate soprattutto prodotti che provengono dall'industria agroalimentare. Siamo abituati al fatto che ormai al supermercato se mi serve a me una bistecca, a te una fettina di vitello, a quell'altro un crocettino di pollo, è sempre tutto pronto in formato standard. Consumo critico, consapevolezza del consumo, quindi tutto ciò che riguarda i consumi. Ad esempio, per il caso della macchina, mi viene in mente, io utilizzo moltissimo BlaBlaCar, che è un servizio che mi permette di condividere il passaggio con altre persone, quindi invece di spostarsi in 4 o in 5 si organizza una macchina, un viaggio, si condividono le spese di gasolio, di autostrada, ma soprattutto non si utilizzano 4 veicoli differenti o 5, ma uno solo condiviso. È un esempio. Consumo critico, chilometro zero. Per esempio andare ad acquistare dei prodotti, sì, dei prodotti che abbiano sicuramente una produzione di tipo locale, cercare di sapere da dove vengono, il possibile vicino casa. Questo per un esempio.